persone che non vivono il territorio, non conoscono perché sono i problemi.
si nominano management, non vale pure la domanda, contro la legge. Si continua a eliminare, si continua con le nomine, e questa amministrazione, io lo dico sempre, si è caratterizzata per aver dato un numero di nomine irrilevanti. Nucleo di valutazione, consorzio cimiteriale, casoli ambiente e tutti i sottogoverni possibili e immaginabili sono stati occupati da fidanzati, nipoti, parenti diretti, amici e amici degli amici dei consiglieri comunali, di coloro che sono stati eletti da voi, coloro che sono stati eletti da voi, senza nessuna idea, nessuna vergogna, niente. Consigliere Simone e consigliere. Si continua con lo spezzamento di case di rifiuti, passando per il caso, si sì, sente un odore irrespirabile, ma nessuno si preoccupa. Ho chiesto l'intervento dell'ARPA, il sindaco di andare in regione Campania a verificare la cosa. Mi rispondono non è di loro competenza, non so chi sia, come lo dico, dobbiamo morire di casa, che dobbiamo. Si continua con un campo dopo che inizia ad alzare barricate, si sbatte in maniera spaventosa. Se andate là a vedere queste carte, gli orpeggi ormai, e nessuno fa niente. Una città lombarda dal punto di vista della viabilità, della criminalità, in tutti i sensi. Ma anche io, il comandante della Polizia Municipale, chi è stato raggiunto, e invece di stare per strada a dare il senso, segue i consigli comunali. Il cimitero non si può più morire, non ci sono morti. Mi spiace che il terzo d'anno sia andato. Thank you.
Hai tempo in casa tua. Io lo dico sempre. Oggi è arrivato il momento di dire basta. Basta questa politica.